Nuova lezione del corso di iconografia. Oggi impariamo a confezionare le nostre icone, finalmente. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video che aspettate da tantissimo tempo, dal giorno in cui ho finito sul web la mia prima icona, la mia prima Sant'Agata. Voi non lo sapete, ma nel frattempo c'è stato l'Arcangelo Gabriele che sta giungendo al termine, vedrete presto i video conclusivi, e poi un'altra icona ancora. Ma tra l'una e l'altra opera ho finalmente ricreato una scatola. Questo video in realtà io l'avevo già fatto, avevo creato un'altra scatola prima di questa, ma purtroppo il video è andato perduto. È per questo che avete aspettato tanto tempo per vedere la conclusione, l'epilogo di come confezionare un'icona. Quindi, oramai che ci siamo, non vi faccio aspettare più. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa una scatola di icone riciclando uno scatolo vecchio, perché poi in un successivo video vedremo come creare la scatola ex novo. E oggi impariamo a confezionare un'icona. Realizziamo una bella scatola in damasco azzurro, perché io devo confezionare un'icona della Madonna e il colore della Madonna è l'azzurro, quindi ogni scatola dovrebbe seguire il colore di ciò che contiene: la Madonna, un azzurro manto di Madonna, il Cristo un bel rosso o un dorato, i santi martiri tutti col rosso, quindi c'è anche una etica del confezionamento, con del damasco appunto. Quindi ci servirà della stoffa, una vecchia scatola, tra l'altro se non ce l'avete pasticciata da vostro figlio non va bene. La scatola ovviamente deve essere della misura idonea alla vostra icona. Io ho già misurato dentro, vedete, e ho messo i punti all'interno dei quali alloggerà l'icona. Ho già segnato l'altezza che voglio abbia la scatola, quindi con un tagliabalze o un paio di forbici accorcio la mia scatola. Il bordo che abbiamo eliminato non lo buttiamo, perché ci servirà per fare gli alloggi interni per la nostra icona. Quindi sezioniamolo e che le parti siano ovviamente uguali a 2 a 2, perché 2 ci serviranno per le sponde laterali e 2 per quelle superiore e inferiore. Con la pistola per colla a caldo andiamo a bagnare i punti in cui vogliamo far insistere le sponde e andiamole proprio ad inserire, fissandole ben bene con molta colla a caldo. Non ci interessa di fare un lavoro pulito, perché tanto tutto questo poi andrà foderato. Qui dentro andrà alloggiata la nostra icona, ovviamente non lasciandola così per nessun motivo. Occupiamoci quindi del momento tappezzeria. Prendiamo la nostra stoffa, prendiamo il tappo della nostra scatola, posizioniamo in modo che il fiore cada più o meno al centro. Posizioniamo la nostra stoffa che sia a verso e con un po' di colla, io uso l'attaccatutto, ok, fatta aderire la parte superiore, so che vedete poco, faccio aderire la sponda laterale. Se metterete poca colla la stoffa non si macchierà. Tirate bene e fate anche l'altra sponda laterale. Sulla parte anteriore e posteriore dovete fare in modo che la stoffa continui dritta, creando questa sorta di piega. Così. Vi faccio vedere. Così. Quindi che non faccia l'angolo come quando foderiamo i libri, ma prendendola spingiamo dentro la stoffa in più laterale e facciamo in modo che l'angolo cada dritto, così, ovviamente incollando anche tutta questa parte. Quindi questa parte qua vi conviene fissarla con un pochino di colla a caldo.
Questo avrà fatto fissare l'interno della stoffa, ma non l'esterno, cioè questa parte qui. Quindi girate lo scatolino, col beccuccio della colla infilzate l'angolo, sporcate leggermente, fate tirare un po' la colla e solo alla fine schiacciate. Fate la stessa cosa anche nell'altra sponda. A questo punto sporchiamo le bande interne di colla, abbassiamo la prima sponda. Quindi io solo adesso con un cutter taglio, prendiamo un altro rettangolo di stoffa che sia proprio della grandezza della scatola, poco più grande, smargino di 2 centimetri, e con la parte non rifinita tiro un punto di pistola a caldo e, appunto, come vi dicevo, appiccico la parte non rifinita. Non sto neanche tanto attenta a rimanere dritta, cioè non mi interessa questa cosa, perché ora rabbocco all'interno e faccio un gioco di grinze tutto sull'interno. Metto colla a caldo e faccio appiccicare un po' in maniera grinzosa la stoffa. Prendiamo tutte le parti laterali e rabbocchiamole mimetizzando le parti, appunto, che non abbiamo rifinito con cucitura. Colla a caldo e incolliamo rabboccando. Allora, fatto tutto il tappo della scatola, metto da parte. Occupiamoci della parte inferiore della scatola. Si fa esattamente come la parte superiore, con le stesse grinzature, questa volta andranno sull'interno. Le pieghe esterne dell'interno proprio non ci interessa, voi direte, ma come? Nel senso che sì, ci interessa, ma possiamo in maniera furba chiudere, voilà, così, facendo varie pieghe. Cerco di centrare un fiore, perché poi sarà quello che si vedrà quando sarà tolta l'icona dalla scatola. Quindi prendo una bella parte di damasco, in maniera molto mossa, anche qui, incollo la stoffa attorno, proprio nascondete tutte le parti non rifinite della stoffa. Adesso riprendiamo il tappo. Una volta foderato tutto, aprite i due bordi laterali, quindi facciamo in modo che una sponda della scatola si riapre. Vi sarò sincera, ho avuto un ripensamento, perché ho voluto fare una scatola un po' più bella, perché altrimenti avrei semplicemente chiuso la mia scatola e sarebbe finita così, mentre voglio fare una scatola teca, perché credo sia più bella. Quindi se voi state seguendo il video per fare la scatola chiusa, seguite il procedimento che avete visto fino adesso. Se invece volete fare una scatola teca come quella che sto facendo io, aprite il margine
margine superiore prima di foderare la scatola, in modo che poi possiate girare la stoffa e coprire tutti i margini. Io ci ho pensato strada facendo, come spesso mi capita quando lavoro. Io sono così, ragazzi, sono molto disordinata, siccome vi sto facendo vedere una fase di lavoro reale, e allora va, insomma, così come effettivamente è. Adesso sto piegando un po' di stoffa e sto facendo una striscia di stoffa rifinita. Prendo adesso una striscia che prenda tutta la circonferenza meno una sponda della mia scatola, riprendo la scatola, prendo la pistola colla a caldo e bagno di colla tutta questa parte, raggrinzo così la mia stoffa e la giro all'interno. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Con una striscia di stoffa sistemo il macello che avevo combinato tagliando. Quindi prendo questa parte, la riempio di colla e vado ad incollarla così, in modo che si abbia un'apertura di questo tipo, e faccio una sorta di spallina qua, così. Io ci tengo molto alla scatola, è una parte del lavoro che non sottovaluto mai, perché è il contenuto del mio lavoro, è la parte che in un certo senso avvalora ciò che ho fatto, quindi ci perdo un po' di tempo. Fatta la spallina numero 1, faccio anche la spallina numero 2. Ok, il nostro lavoro è compiuto. Adesso possiamo donare la nostra icona. Che ne dite? Ora è degna di passare ad un'altra mano. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Che bello! Non dico che è facile, perché non è un lavoro facile, ci vuole un po' di attenzione, un po' di tecnica, un po' di gusto nel confezionare le forme della scatola, insomma dovete un pochettino decidere. Avete visto anche il ripensamento che ho avuto in corso d'opera, perché da prima volevo fare una scatola proprio con il tappo a scorrimento, come la scatola delle scarpe per intenderci, poi invece ho pensato di fare questa ad apertura ad aletta, che mi è parsa più elegante e più bella. Non è difficile, ci vuole, come vi dicevo, un po' di cura e un po' di cultura iconografica, perché le scatole non possono avere il colore che noi desideriamo, ogni scatola deve avere il suo colore. Per le Madonne vanno i colori dell'azzurro,
del dorato e del rosso, ma il rosso lo sconsiglio, è l'ultimo colore che prenderei. L'azzurro è il colore del manto della Madonna, il giallo è il colore della luce divina, il rosso è il colore della passione. La passione la Madonna la vive per riflesso della passione di Cristo, quindi la metterei più che altro in alcuni tipi di Madonna, come sono le vergini del segno. Ora vi chiedo, vi piacerebbero dei video in cui vi descrivo le diverse tipologie di icone? Perché le icone non sono tutte uguali, ce ne sono veramente tantissime tipologie, quindi dopo aver seguito un corso su come crearle, magari vi può anche interessare qualche corso specificamente più teorico e culturale sulla distinzione delle varie Madonne, la distinzione dei vari santi, la distinzione delle varie tipologie di icone. Fatemelo sapere tra i commenti. Quindi per la Madonna questi colori, per il Cristo ce ne saranno altri, per i santi ce ne saranno altri, per gli arcangeli ce ne saranno altri ancora. Man mano che faremo le scatole vi dirò quali sono. Per esempio, per la Sant'Agata, Santa Martire, sicuramente il colore della scatola sarà rosso, che è appunto il colore della passione e del martirio, o dorato, il colore della luce di Dio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia interessato, abbia destato un pochettino la voglia di fare. Il corso di iconografia quest'anno avrà un grande spazio su Arte per Te, perché mi sono messa di buzzo buono a farne un po' di icone, quindi spero che la cosa vi faccia piacere. Ne sono certa perché mi avete mandato un sacco di mail in cui mi avete fatto i complimenti per questo corso e in cui mi chiedete nuove lezioni. Spero che lo vogliate compendiato dalla parte teorica, che secondo me è necessaria, anche perché quando voi dovrete parlare delle vostre opere dovrete parlarne con cognizione di causa. Quindi o prenderete dei libri e andrete a studiare, oppure ascolterete le mie chiacchiere qualora vogliate. Fatemelo sapere qua sotto. Se il video vi è piaciuto e vi piace che YouTube mantenga anche dei contenuti culturali e seri, mi raccomando, aiutatemi a far sì che questo possa accadere. Come? Condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook e regalandomi un pollice in su, cioè facendo capire a YouTube che questi contenuti vi piacciono, in modo che non mi oscuri e che comunque li consigli e faccia andare in giro anche i contenuti più seri su YouTube. Basta parlare a vanvera, noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!